sono incappato in una truffa online e ora vi spiego come ci sono caduto e spero di essere utile a qualcuno per non cadere nella trappola. Allora, il sito di riferimento di questi balordi è questo qui, Trend Store, però il sito si chiama www.trendstoreofficial.it. Cosa succede? Succede questo, che tra pochi giorni è il compleanno di mia figlia e mia figlia come regalo voleva un paio di scarpe e noi abbiamo cercato online per motivi di numero il modello che interessava a mia figlia. Questo sito maledetto proponeva proprio la scarpa in questione, che è questa qui. Questo è il modello che interessava a mia figlia, quindi Nike Air Force One numero 41. Cosa succede? Noi contattiamo il sito che avevamo preso tramite Facebook, tramite le pubblicità, visto quelle che girano su Facebook quando scorri, e avevamo individuato che comunque c'era un prezzo vantaggioso, ma già lì doveva essere un campanello d'allarme, perché una differenza netta tra quello che è un prezzo della Nike su un sito ufficiale rispetto a altri siti, già lì doveva essere un campanello d'allarme. Però ci siamo detti, è un sito dove non si richiede il pagamento con la carta di credito, è un contrassegno e compriamo. Allora, cosa succede? Succede che l'ordine definitivo è questo qui, quello che vedete, 119, che qui addirittura vedete già evaso, vedete evaso il 21 febbraio. Quindi subito dopo aver fatto l'ordine mi chiama la signorina, che sembrava tutta molto cortese, dove mi confermava se l'ordine fosse quello lì, quello che volevo, perché io precedentemente l'avevo contattati, perché non hanno numero di telefono, quindi l'ho contattati tramite mail. Dopo 10 minuti mi ha chiamato e sembrava tutto ok, il pagamento era in contrassegno, e quindi lascio come riferimento di consegna il mio cugino, che è sempre disponibile. Io non sempre sono in ufficio, mio cugino ha un autolavaggio proprio vicino dove ho l'ufficio, e arriva il pacco GLS ieri. Stiamo parlando di ieri, che era il giorno 23 febbraio. Apriamo il pacco e dentro c'era un giacchetto di pelle schifoso e usato. Allora, a un certo punto, per fortuna, io sono riuscito a recuperare lo spedizioniere tramite amicizia, e ho recuperato anche i soldi. Però, ragazzi, state attenti, perché su Facebook e su Instagram non si compra, e soprattutto nei siti dove ci sono i pagamenti in contrassegno non bisogna fidarsi.